Prima Linea nasce di fatto nel dicembre del 76, quando rivendica a Milano i primi due attentati alla Federlombarda e al Corriere della Sera. Nell'aprile del 77 la sua struttura è organica. Una delle riunioni cosiddette di fondazione si tiene in una canonica di Scandicci, presso Firenze, dove si incontrano un centinaio di ex militanti di Lotta Continua ed altri provenienti dal gruppo di Senza Tregua. La scelta del nome Prima Linea ha questa origine. All'inizio degli anni 70 i servizi d'ordine dei movimenti della sinistra extraparlamentare si schieravano in testa ai cortei, occupando appunto la prima linea. Qualcosa dunque di simbolico nel più concreto e forse più duro dei gruppi. Della nuova organizzazione fanno parte Marco Donat Cattè, comandante e capo militare, Roberto Rosso, Roberto Sandalo, Fabrizio Giai, Susanna Ronconi e poi Maurice Bignami, Barbara Azzaroni, Matteo Gaggeggi, Sergio Segio, Enrico Galmozzi, Cinzia Luisa Borelli, Egle Costa, Enrico Baglioni, Claudia Zan, Mario Ferrandi. Molti di loro risponderanno di qui a poco alle nostre domande. Più del Vietnam, il modello idealizzato da prima linea sembra Cuba. La guerra di lunga durata, i santuari, gli assalti, la guerriglia diffusa, il quartiere liberato, i processi come atto di liturgia proletaria, ma anche la rappresaglia, le vendette, i ferimenti, gli omicidi, sono tutti capitoli di un terrorismo che i militanti dell'organizzazione comunista combattente prima linea chiamano guerra civile. Una guerra che nessuno tranne loro ha dichiarato, ma inevitabile, dicono, per cancellare l'ingiustizia, trasformare la società, imporre la dittatura del proletariato. L'organizzazione, che trova un suo spazio nella nebulosa della sinistra extraparlamentare, aspira al consenso collettivo. Alla scelta della clandestinità quasi maniacale delle BR, preferisce l'azione nel sociale. Più della fabbrica l'obiettivo è il quartiere. I militanti impugnano la pistola o tirano le bombe, ma fuori dall'orario d'ufficio, che molti seguitano a frequentare, conducendo così una doppia esistenza, fino al momento dell'arresto. Sono studenti impiegati, veri o sedicenti, intellettuali, molti i borghesi, pochissimi gli operai. I militanti di prima linea, in una prima fase, conducono una vita all'apparenza normale, non usano documenti falsi, non hanno codi. Si riuniscono nelle loro case, dove conservano tutto il loro armamentario, a cominciare proprio dalle armi. Segreta è soltanto la struttura militare, che si articola in un comando nazionale e in più gruppi di fuoco molto agili e per certi aspetti autonomi. Il maggior numero di azioni si ha fra il 77 e l'80. In quegli anni prima linea compie rapine per autofinanziarsi, attentati incendiari e in una serie impressionante di agguati colpisce magistrati, poliziotti, dirigenti di azienda a Milano, Torino, Firenze, Napoli. Qui è prima linea, abbiamo giustiziato Alessandrini. Sono le 8:40 del 29 gennaio 1979, un lunedì, quando una voce maschile telefona questo messaggio alla redazione milanese del quotidiano La Repubblica. 20 minuti prima, a un semaforo di Viale Umbria, il sostituto procuratore Emilio Alessandrini era stato ucciso al volante della sua auto. Aveva appena accompagnato il figlio a scuola. Emilio Alessandrini, quando fu ucciso, aveva 37 anni, sposato con un bambino di 8 anni. In magistratura dal 1967, un anno dopo era sostituto procuratore a Milano. Di idee progressiste, sostenitore della riforma del sistema giudiziario, aveva condotto l'istruttoria su Piazza Fontana, individuando la pista nera che portava agli estremisti neofascisti e alle complicità dei servizi segreti deviati. Dopo l'inchiesta su Piazza Fontana gliene toccherà un'altra, ugualmente difficile,
quella sul banco ambrosiano di Roberto Calvi. Vivevamo per essere contro chiunque non la pensasse come noi, scrisse nel marzo dell'86 l'ultimo dei quattro figli di Carlo Donat-Cattin, leader di primo piano della Democrazia Cristiana, più volte ministro, non di rado protagonista di significative vicende politiche. Marco si rivela presto un ragazzo generoso, inquieto. A 16 anni può dirsi a suo modo adulto, in giovanissima età è già padre. Entrato in politica, milita in lotta continua, poi in senza tregua, quindi in prima linea, di cui nel 77 diventa uno dei capi. Oltre all'azione in cui viene ucciso il magistrato Emilio Alessandrini, è presente a quelle che conducono alla morte del vigile urbano Bartolomeo Mana e del barista Carmine Civitate. Nel settembre del 77 abbandona prima linea e in circostanze che alimenteranno polemiche cui non resterà estraneo lo stesso ambito governativo, ripara in Francia. Qui affronta un lucido e complesso riesame delle proprie scelte, al culmine del quale lancia un appello per quella che chiama ritirata strategica. Nel dicembre dell'80, a Parigi, è tratto in arresto. Condannato a 11 anni di carcere, ne sconta 7. La pena gli viene ridotta perché ha scelto di collaborare con la giustizia. La sera del 19 giugno 1988 viene travolto da un'auto mentre presso Verona, per soccorrere un ferito, tenta di fermare le macchine in corsa. Muore, dunque, compiendo un gesto di solidarietà umana. Prima linea si sta disgregando, ma ciò che ne resta continua a colpire. Il 21 settembre a Torino la nuova vittima è l'ingegnere Carlo Ghiglieno, responsabile della pianificazione alla Fiat. L'11 dicembre uomini di prima linea entrano nell'istituto di amministrazione aziendale Valletta, sempre a Torino, radunano in un'aula professori e studenti, leggono un proclama, poi gambizzano 5 insegnanti e 5 studenti scelti a caso. Nell'80 le ultime azioni, vengono uccisi il giudice Guido Galli, il dirigente dell'ICMESA Paolo Paoletti, l'autonomo William Wacker, accusato di essere un collaboratore della polizia. L'uccisione di Wacker, come vedremo di qui a poco nel corso delle interviste, provocherà un soprassalto di coscienza tra alcuni degli stessi terroristi. Il 2 maggio a Roma, uomini di prima linea sparano all'architetto Sergio Lenci, progettista della nuova ala del carcere di Rebibbia. Ma Lenci sopravvive. Ancora oggi ha una pallottola conficcata nel cranio. La fine di prima linea segna l'insuccesso del tentativo di inserire nella lotta armata una strategia movimentista e spontaneista. Corrado Stagnano ha scritto: sono terroristi part-time che seguitano ad andare a scuola o al lavoro e cercano di vivere la vita normale, quotidiana, mimetizzati tra migliaia di ragazzi uguali, con i medesimi comportamenti e lo stesso modo di vestire e di parlare. Ma dopo l'assassinio di Alessandrini, prima linea è costretta a entrare tutta in clandestinità, rinunciando al progetto di mantenere una militanza allo scoperto, presente nella società, accanto a quella militare, segreta. E viene sconfitta perché, come dice Giorgio Bocca, il gruppo non ha un'ideologia. Ha degli ideologi, fra cui primeggia Roberto Rosso, al quale i militari delegano il compito di pensare. Roberto Rosso sarà al centro di una serie di interviste che tra poco vedrete. Prima linea è ormai sconfitta. Si dissolve in una raffica di arresti, di abbandoni, di pentimenti. L'organizzazione si lascia alle spalle questo bilancio: 101 attentati, 16 morti, 23 feriti.